Ancora insieme con il programma Cristiani Oggi, un programma che va in onda ormai da tanti anni, giunge in tantissime case in Italia e anche all'estero. I nostri connazionali ci seguono con i programmi via satellite ed è bello vedere come ci sono veramente tanti che sono interessati alla vera vita, la vita che offre il Signore. A volte anche con un certo disfattismo si dice che la gente non sia interessata alle cose spirituali, alla Bibbia, a Dio stesso, ma noi possiamo riscontrare attraverso le lettere che ci giungono, le telefonate, che c'è veramente tanta gente, tante persone che sono veramente desiderose di conoscere Cristo, di conoscere la vera via, la vita che porta a Dio. E noi ancora una volta ci teniamo a sottolineare che la via non siamo noi, non è una religione, ma l'unica via è Cristo Gesù. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. A volte purtroppo ci sono dei religiosi che si frappongono tra noi e Dio, ci sono degli ostacoli su questa via, ci impediscono di vedere, come successe ad un uomo di cui si parla nel programma di oggi. Gesù, parlando ai farisei, dice al capitolo 23 di Matteo: ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Notate come in maniera esplicita Cristo indichi qual è l'ostacolo: persone che sono lì, che non entrano nel regno dei cieli e non lasciano entrare quelli che cercano di entrare. Sicuramente è una grande, una grave responsabilità, ma allo stesso tempo possiamo dire che chi è veramente desideroso di arrivare al Signore supererà ogni ostacolo e cercherà in tutti i modi di avvicinarsi a Cristo. È quello che fece Zaccheo e ne parleremo nel corso del programma. Intanto vogliamo ascoltare Monica Siciliano, che ci racconterà la sua testimonianza nella chiesa di Lodi, racconta un'esperienza di sofferenze familiari, e poi il gruppo musicale canterà un inno intitolato Mira la bellezza. Conosco il Signore da molti anni, fin da quando ero bambina. Ho fatto una meravigliosa esperienza con Lui. I primi anni della mia vita sono stati un po' tristi, perché purtroppo vivevo in una famiglia dove i miei genitori litigavano sempre. Quando avevo 8 anni stavano prendendo la decisione di separarsi. Vivevo sempre in una situazione di litigi, di tristezza nella mia casa. Ricordo mia madre che piangeva sempre, che non faceva altro che fumare e che essere triste, magari attaccata sempre alla televisione, e non si prendeva cura di noi figli, eravamo in tre. Ma quando le hanno parlato del Signore, le hanno detto che Gesù poteva trasformare la sua vita, che Gesù poteva ricostruire questo matrimonio che era ormai distrutto. E mia madre ha accettato questo consiglio, e un giorno ha invocato Dio con tutto il suo cuore, e il Signore è entrato dentro di lei, e per miracolo veramente il matrimonio dei miei genitori si è ricostruito e i miei genitori sono tornati insieme. Così mia mamma mi parlava sempre di questo Gesù che l'aveva trasformata, di questo Gesù che le aveva tolto la tristezza dal cuore. Infatti io notavo questo cambiamento in lei, era diventata una madre amorevole, affettuosa, sempre sorridente. E tutti i pomeriggi mi chiedeva di pregare con lei. Così ci inginocchiavamo vicino al suo letto, e un giorno mia mamma disse: vuoi che Gesù ti faccia sentire il suo amore come l'ha fatto sentire a me? Io, con la semplicità di una bambina, ho semplicemente detto sì, voglio questo. E in quel momento ho sentito la presenza di Dio entrare nella mia vita. Ho sentito Gesù Cristo veramente, che il suo calore, il suo amore così grande che mi inondava. Da quel momento l'amore di Cristo mi ha conquistata. E ora so che ho ricevuto un bene grandissimo, so di appartenere a Gesù. Quel Gesù che è morto sulla croce era morto anche per me.
Io ho compreso questo. E mi ricordo che anche se ero piccola dicevo grazie Gesù per essere morto per me. Grazie Signore. E posso dire che il Signore è sempre stato al mio fianco, è sempre stato il mio Signore e dico sempre che Egli è il mio modello e io desidero veramente assomigliare a Gesù. C'è un verso che dice: Cristo vi ha lasciato un esempio affinché seguiate le sue orme e desidero veramente guardare a Lui attraverso ciò che è scritto nella Bibbia. Nella Bibbia è narrata la storia di Gesù, di come egli si comportò, di come egli visse sulla terra. E io mi ispiro a questo modello che è il Signore Gesù Cristo e voglio veramente mostrare la sua luce a tutti coloro che non lo conoscono. Ringrazio Dio perché veramente ha dato pace, serenità, gioia alla mia vita, ha dato un senso alla mia vita che senza di lui sicuramente sarebbe stata triste, forse come quella di mia madre. Ma posso dire veramente che con lui la mia vita ha avuto un senso e posso vivere una vita piena insieme al Signore. Il Signore sia lodato. Le meraviglie della grazia sua. Vieni e vedi quanto amor per te. Mira il viso pien di compassione. Le sue mani
Vogliamo veramente ammirare la bellezza del Signore, guardare a colui che può aiutarci e vuole aiutarci. Desidero ringraziare tutti coloro che ci hanno scritto, abbiamo ricevuto molte lettere, abbiamo risposto a tutti personalmente e voglio invitare anche voi, se ancora non l'avete fatto, a scriverci. Abbiamo un centro di consulenza. Ci sono telefonate al numero che è in sovraimpressione, ma anche persone che scrivono attraverso la posta elettronica e la corrispondenza normale. Vi do l'indirizzo che è Cristiani Oggi, casella postale 15 00011 Tivoli Terme, Roma. Per la posta elettronica Cristiani Oggi TV chiocciola assembleadidio.org. Scriveteci oggi stesso, abbiamo il desiderio di conoscervi e anche di condividere con voi le nostre esperienze. Bene, ascoltiamo ora la predicazione del messaggio biblico. Si parlerà di un personaggio del Nuovo Testamento che ha incontrato Gesù e soprattutto ha incontrato la salvezza. Il pastore Gennaro Chiocca ci parlerà su Zaccheo. Ascoltiamo attentamente. Evangelo di Luca, capitolo 19. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco. Cercava di veder chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo, perché egli aveva da passar per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua. Ed egli si affrettò a scendere e l'accolse con allegrezza. E veduto ciò, tutti mormoravano dicendo: è andato ad albergare da un peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliolo d'Abramo, perché il figliuol dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Accomodatevi, fratelli. In quel momento a Gerico stava passando qualcuno che aveva qualche giorno prima stravolto la vita di altri. Aveva ridato la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, la lingua al muto. Aveva ridato la vita a qualcuno che era morto. Aveva promesso il cielo a qualcuno che era destinato all'inferno. Aveva alleggerito alcune anime perdonando i loro peccati dal peso terribile del giudizio. Zaccheo è incuriosito da questo personaggio che sta attraversando Gerico. E siccome lui è nelle vicinanze, avverte maggiormente il desiderio di vedere chi è Gesù. Uno dei problemi di Zaccheo, che ci presenta la scrittura per vedere Gesù, era il primo a causa della folla. Non poteva vedere Gesù a motivo della folla. E un altro apparente problema era perché era piccolo di statura. La folla non è indice sempre di verità. Il fatto che numerose persone possano seguire una religione non vuol dire che sono nella verità. La folla può addirittura ostacolare la tua visione di Gesù. La folla può essere un impedimento
per la tua vita, per vedere chi è Gesù realmente, come lo fu per Zaccheo di fatto. Finché fu in mezzo a quella folla, non riuscì a vedere Gesù, non riuscì a sentire la parola di Gesù, non riuscì neppure a contemplare magari qualche bel miracolo che Gesù aveva fatto per gli altri. Era un problema la folla. E spesso crediamo che dove sono i molti, lì c'è la risposta. Io voglio dirti che Gesù, intorno a questo pensiero, va controcorrente. Egli non ci parla di una porta larga che mena alla salvezza, ma ci parla di una porta stretta che mena alla salvezza. Gesù stesso ha dichiarato che per quella porta pochi entrano, ma quei pochi ricevono l'eredità preziosa di Dio, il dono di Dio. Non sempre è vero che la folla può darci la risposta giusta. Difatti Zaccheo dovette uscire dalla folla e dovette uscire di corsa dalla folla. La scrittura ci fa notare la determinazione di quest'uomo, che per vedere Gesù uscì da questo numeroso cerchio di persone per incontrarlo in maniera personale. Stasera, se desideri incontrare Gesù personalmente, io voglio dirti che questo è possibile. Voglio dirti che questo è nel piano di Dio. Egli vuole un incontro personale. Egli vuole perdonare i tuoi peccati. Egli vuole darti una vita esuberante. Egli vuole liberarti dal vuoto che ti opprime. Egli cercava di vedere chi era Gesù, ma proprio la folla che aveva una cristianità nominale, che lo seguiva e che magari lo seguiva in più puntate, in più luoghi, proprio quella folla impediva Zaccheo di vedere chi era Gesù. E per capire, per realizzare Gesù, Zaccheo prende una decisione. Il verso 4 dice: allora corse avanti. Questa corsa parla di una decisione realizzata nel cuore, ma anche nella mente. È importante stasera, se vuoi conoscere Gesù, che tu prenda una decisione interiore, razionale, con te stesso innanzitutto, che almeno per questa sera non ascolti troppo il parere degli altri, di chi ti sta vicino, di chi è magari l'esperto della religione nella tua vita. Stasera avvicinati in maniera personale al Signore. Fai quello che ha indicato Gesù. Chiuditi in una cameretta, probabilmente nella tua cameretta. Serra l'uscio e per la prima volta non offrire preghiere fatte, preghiere a memoria. Apri il tuo cuore. Lascia che la tua bocca confessi a Dio il bisogno. Io ti assicuro, perché è scritto nella sua parola, che Gesù si lascerà trovare da te. Chiunque bussa sarà aperto, e chi cerca trova. Gesù ha detto: io sono la via, io sono la vita, io sono la verità. Caro amico, non è la folla, non è la maggioranza che è la verità, è Gesù la verità, è la sua benedetta e preziosa parola. Non è nella folla la vita, è in Gesù la vita. Non è nella folla la via, è in Gesù la via, è Gesù stesso la via. Un altro problema di Zaccheo era la sua statura. La scrittura dice che era piccolo di statura. Il problema della folla addizionato alla statura non gli permetteva di realizzare chi era Gesù. Io non voglio parlarti di quanto era alto Zaccheo, ma voglio parlarti di una statura che ci accomuna a Zaccheo,
ed è la statura spirituale. Non c'è uomo sulla terra che possa trovare Dio senza il suo intervento. Non c'è nessuno che sia così alto spiritualmente da poterci indicare la via. Non c'è un ponte tra gli uomini e Dio se non Cristo Gesù, che ha la statura perfetta e che ci permette di raggiungere il Padre Celeste. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, ha detto Gesù. E noi stasera vogliamo andare al Padre per mezzo di Gesù, unicamente per mezzo di Gesù. Amen. Ognuno di noi forse ha una statura fisica molto alta, ma la parola di Dio dice che tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Dio, per aiutarci nelle nostre miserie, in questa statura, piccola statura spirituale, ha deciso di farsi uomo, di scendere alle nostre bassezze, di abbassarsi al nostro livello, di simpatizzare con le nostre infermità. E se Dio non provvedeva un sacrificio perfetto come quello di Gesù, io e te non avremmo mai potuto avere il privilegio stasera di essere nella sua presenza, di lodarlo, di glorificarlo. E tu che ci ascolti per le prime volte non avresti avuto mai la possibilità di ricevere il messaggio dell'Evangelo. Evangelo, buona notizia. E la buona notizia è questa: che Gesù si è fatto uomo perché tu possa ricevere la vera vita e possa ricevere una statura spirituale che ti permette di godere la comunione con Dio. La soluzione la prese Zaccheo, corse avanti e salì sopra un sicomoro per vederlo. La possibilità di incontrare Gesù fu quell'albero, quel sicomoro. E stasera tu hai la possibilità, attraverso questo programma, attraverso questo culto, di vedere chi è Gesù. Forse proprio questo programma rappresenta per te un semplice sicomoro che ti permetterà di ricevere Gesù nel tuo cuore. Questo culto forse per te rappresenta il posto dove Gesù passerà e incontrerà la tua vita, per benedirla ovviamente, per cambiarla, per riempirla di gioia e di soddisfazione spirituale. Salì sopra un sicomoro per vederlo, perché aveva sentito che di lì sarebbe passato Gesù. E forse ti hanno detto che questo è un culto cristiano, ti hanno detto che di qui sarebbe passato Gesù, ti hanno detto che qui avrebbe parlato Gesù, e noi vogliamo dirti di più, vogliamo dirti che qui puoi incontrarlo con tutto il tuo cuore, perché Dio conosce chi sei e conosce il tuo nome come conosceva il nome di Zaccheo. Notate bene, l'iniziativa non è di Zaccheo, sebbene egli corse avanti, ma è di Gesù. Egli salì per vedere, ma Gesù si è fermato per parlare. Forse sei qui per curiosità, Gesù è qui per altro, non solo per soddisfare la tua curiosità umana, lecita, ma è qui per soddisfare il tuo bisogno interiore, ed è la sua parola, l'unica parola in grado di soddisfare il tuo bisogno interiore. L'invito di Gesù per Zaccheo è lo stesso invito che Gesù rivolge a te. E Gesù usa per Zaccheo tre paroline apparentemente insignificanti, ma molto profonde. La prima parola è scendi presto. La seconda parola è perché oggi. La terza parola, in casa tua. Scendi presto. Il messaggio dell'Evangelo è un messaggio che va accolto subito. Noi non sappiamo cosa ci riserva il futuro, né tantomeno tu.
E quando il messaggio della parola di Dio arriva alla nostra vita, è saggio prendere delle decisioni. È saggio prendere immediatamente delle decisioni verso le cose di Dio e verso Dio stesso. Scendi presto, come per dire non temporeggiare, non aspettare domani, non pensarci, scendi subito, avvicinati a me, perché tra me e il sicomoro c'è ancora una distanza. Stasera avvicinati al Signore, riduci la distanza, accetta il messaggio, apri il tuo cuore e la salvezza di Dio oggi stesso entrerà nella tua vita. Scendi presto, perché oggi la parola di Dio dice: oggi è il giorno della salvezza. Forse per te si presenterà un'altra occasione domani, magari fra un mese, magari fra un anno, ma chi può metterci una firma sul fatto che ancora domani sarà in vita? Chi può dire con certezza che fra un anno sarai ancora vivente? Chi può dire che domani vivrai ancora un giorno di vita? Nessuno. Ma oggi puoi dirlo che sei vivo. Oggi puoi dirlo che sei in vita. E oggi puoi dare a Gesù la possibilità di darti una vita ancora più gloriosa, una vita esuberante ed eterna. Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola che ci illumina e grazie per questa verità così preziosa che tu vuoi entrare nella nostra casa, nella nostra vita per regare gioia e salvezza. Ti preghiamo per i tanti che invocano il tuo nome, voglia tu esaudirli in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Cari amici, voglio invitarvi a scriverci ancora una volta, anche per richiedere questo prezioso omaggio, il Nuovo Testamento e i Salmi, in questa comoda edizione tascabile. C'è il Nuovo Testamento, la seconda parte della Bibbia, più i Salmi, che è un libro dell'Antico Testamento, veramente un dono prezioso. Richiedetecelo e ve lo invieremo gratuitamente. Dio vi benedica. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.